Il buon Walter City è stato ospite di recente, oggi un altro giorno, il programma condotto da bella brava e simpatica Serena Bortone. Ha parlato dell'ultima opera letteraria che ha realizzato contro l'impegno, si intitola, lo scrittore ha parlato del concetto di letteratura che oggi deve essere assolutamente diffuso, un nuovo concetto, un nuovo modo di cimentarsi. Ha raccontato aneddoti della sua esistenza, della vita privata che lo riguarda, e soprattutto un fatto abbastanza delicato, ossia che proprio avrebbe scoperto di essere un omosessuale, di essere un gay all'età di circa 4 anni di vita, però non ha mai sofferto per tale situazione, per tale motivo, per tale condizione che lo ha visto, diciamo così, come netto protagonista. Insomma, l'omosessualità per lui non è mai stato un problema, da come si legge sul web, non è mai stato un qualcosa di cui doversi vergognare, di cui doversi, diciamo così, seppellire, di cui doversi triscerare o nascondere dietro a un dito o dietro ad una eventuale persona. Insomma, è un Walter City che tranquillo, sereno e univoco risponde in maniera tranquilla alle domande anche di Serena Bortone, facendo sapere che l'omosessualità per lui non è mai stato un problema e che l'avrebbe scoperta all'età di circa 4 anni. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao a tutti, al prossimo video. PS, questo video non vuole ledere la privacy di Walter, ma solo informare esseri umani e basta. Ciao!